Buongiorno a tutti e a tutte. Io sono Michele Arru, della redazione Coreporter di Tisi. Oggi intervisteremo il sindaco Gianmario Budroni, il responsabile del procedimento della raccolta dei rifiuti solidi urbani, per conoscere tutti i segreti sulla raccolta differenziata. Quando è iniziata a Tisi la raccolta differenziata? Sì, buongiorno. Allora, la raccolta differenziata è iniziata esattamente nel 2004 con i classici cassonetti. Si è sviluppata e quindi si è evoluta esattamente nel settembre del 2008 invece con il porta a porta. Come si faceva all'inizio e cosa è cambiato oggi? Allora, anche da parte mia, buongiorno a tutti quanti. Il servizio prima si faceva come si faceva in tutti i paesi, si usava il servizio non differenziato, ogni cittadino depositava la propria busta fuori dall'uscio e passava un camion o addirittura prima passavano anche con altri mezzi e portavano via la nettezza urbana e veniva conferita in una discarica che oggi, grazie a Dio, è stata chiusa perché era una fonte di grandissimo inquinamento. Quella era il sistema della raccolta della nettezza urbana. Era sì un porta a porta, ma era un porta a porta di tutta la Mondezza, senza fare differenziata. Il nostro comune è un comune virtuoso? Assolutamente sì, siamo un comune virtuoso, infatti ne è la dimostrazione la targa che abbiamo qui a fianco che potete inquadrare, ma anche quest'anno siamo stati invitati a Roma per poter ricevere quella che è l'attestato, insomma, che dimostra, che denota il fatto che questo comune è sicuramente un comune virtuoso. Quali sono le percentuali? Allora, le percentuali sono molto, molto importanti perché il Comune di Tisi appunto ha vinto l'edizione del 2016 con una percentuale di differenziato del 73,9%, che è molto importante se soltanto pensate che la maggior parte dei comuni in Italia si attesta intorno al 60%. Il Comune di Tisi è 73,9% e con questa percentuale è stato il comune della Sardegna premiato sotto i 10.000 abitanti. Quindi per i comuni piccoli è stato il comune più riciclone. Quali iniziative promuove il comune per sensibilizzare alla raccolta differenziata? Ma sicuramente intanto secondo me la prima iniziativa deve essere sempre quella che riguarda voi ragazzi, quindi tramite partendo dalle scuole. È evidente che poi debbano come dire, esistere anche altri tipi di iniziative, ma vi do solo un dato. A breve, a gennaio 2019 andremo a nuovo appalto, si vorrebbero investire 600.000 euro per quella che è la sensibilizzazione. Quindi è evidente che il percorso è ancora lungo, si vuole sempre migliorare e perfezionare, non bastano questi tipi di iniziative, bisogna portare avanti iniziative con le scuole, tramite la Comes che va a sensibilizzare per il riciclo anche di altri materiali. Insomma. Vi ringraziamo, da Tisi è tutta a voi la linea studio.